Allora, buongiorno ragazzi, oggi vediamo l'aggettivo indefinito, ma prima di vederlo mi piacerebbe farvi un piccolo riassunto di tutto quello che abbiamo visto finora nell'S2 e anche per coloro che non erano presenti durante le lezioni precedenti. Allora, abbiamo visto l'aggettivo e abbiamo detto che l'aggettivo è la parte variabile, variabile cioè nel senso che muta, che varia, la parte variabile del discorso che possiamo metterlo o prima o dopo il nome per indicarne una qualità o per definirlo. L'aggettivo si suddivide in due tipi, c'è l'aggettivo qualificativo e poi l'aggettivo determinativo. L'aggettivo qualificativo è quando qualifichiamo una persona oppure un oggetto oppure un animale. L'aggettivo qualificativo, come per esempio piccolo, grande, bello, brutto. Questo aggettivo qualificativo si suddivide a sua volta in aggettivo positivo, aggettivo comparativo e aggettivo superlativo. L'aggettivo positivo è un aggettivo che esprime semplicemente una qualità senza specificare la misura in cui essa è posseduta. Per esempio, bello, brutto, grande, piccolo. Tutti questi sono degli aggettivi di grado positivo che non abbiamo aggiunto né più né meno. Abbiamo il grado comparativo. Nel grado comparativo noi stabiliamo un confronto fra due termini. Questi due termini, che possono essere due animali, possiamo comparare per esempio due persone oppure due oggetti. Poi questo grado comparativo si suddivide in grado di maggioranza, che è il comparativo di maggioranza, il comparativo di minoranza e il comparativo di uguaglianza. Il comparativo di maggioranza è come per esempio più bello che abbiamo, Marco è più bello di Sara. Il comparativo di minoranza, come Marco oppure Mario, è meno bello di Sara. E il grado oppure il comparativo di uguaglianza è come Mario è bello come Sara. Oppure Mario è bello quanto Sara, quindi aggiungiamo sia come sia quanto. Adesso vediamo il grado superlativo. Il grado superlativo si suddivide in assoluto e relativo. Vediamo adesso qual è la differenza tra questi due superlativi. Il superlativo assoluto è quando, per esempio, aggiungiamo issimo, come vedete nell'esempio, c'è bellissimo. Bellissimo, abbiamo aggiunto il suffisso issimo, issimo, issima, issimi, issime, ok? Quindi per formare il superlativo assoluto aggiungiamo il suffisso issimo, oppure ci sono altri modi per poter formarlo, come per esempio aggiungendo oppure ripetendo l'aggettivo due volte. Come per esempio buono buono oppure facile facile è per dire buonissimo, facilissimo, ok? Un altro modo è quando noi anteponiamo all'aggettivo avverbi come molto, assai, vi do degli esempi, molto felice oppure assai triste, ok? Un altro modo per formare sempre questo superlativo assoluto è quando aggiungiamo prefissi come ultra e arci. Vi do degli esempi, ultra veloce, arci miliardario, ok? Quindi tutti questi sono dei superlativi assoluti. Adesso vediamo il superlativo relativo. Allora, per riconoscerlo dobbiamo vedere l'articolo. Se c'è l'articolo, allora è un superlativo relativo, ok? Per esempio, qui abbiamo il più bello, il meno bello. Vi do un altro esempio. Luca è il più alto dei tuoi compagni. Qui abbiamo Luca è il più alto. Non abbiamo detto è più alto di e basta, ma è il più alto dei tuoi compagni. Qui abbiamo aggiunto l'articolo il. Vi do un altro esempio. L'elefante è il più grande degli animali. Ok? Quindi sempre qui abbiamo l'articolo il. Bene, adesso passiamo all'altra tipologia dell'aggettivo, che è l'aggettivo determinativo. Come vedete qui abbiamo l'aggettivo possessivo, dimostrativo,
indefinito, numerale, interrogativo e esclamativo. Finora abbiamo visto solamente questi due tipi, l'aggettivo possessivo e l'aggettivo dimostrativo. Gli aggettivi possessivi li sapete tutti quanti, come per esempio mio, tuo, suo, nostro, vostro e loro. Abbiamo aggiunto in classe altri due aggettivi possessivi e che sono proprio e altrui. Ok? Poi l'aggettivo dimostrativo è come per esempio questo, quello, codesto. E abbiamo detto che la differenza fra questi tre aggettivi dimostrativi è che questo è quando per esempio l'oggetto è vicino a me. Per esempio questa tazza è vicina a me. Codesta, che qui non ce l'avete, potete anche aggiungerla. Codesta tazza, cioè nel senso che questa tazza è vicina a te che sei lontano da me, ok? Però codesta tazza è lontana da me, è vicina a te, ok? E quello invece è lontano da noi due, ok? Guarda per esempio quell'uccello, ok? L'uccello è lontano da noi due. Adesso vediamo. No, scusate, per quanto riguarda l'aggettivo dimostrativo, abbiamo visto, a parte questo, quello e codesto, abbiamo visto anche tre altri aggettivi dimostrativi che sono stesso, medesimo e tale. Ok? Allora, adesso vediamo l'aggettivo indefinito. Comunque, se volete questo schema lo potreste trovare nella pagina 254.